si tratta di affiancare all'insegnamento tradizionale o modalità innovative per le materie curricolari, oppure, e questa è la parte preponderante, di aggiungere delle linee di formazione, di educazione su materie extracurricolari. Penso alla salute, all'igiene alimentare, all'arte contemporanea, alla musica, al teatro, alla danza, penso alla cura, attenzione all'ambiente, con una linea per esempio le mie impronte sul pianeta, per avvicinare i ragazzi a tematiche che sono di una grande attualità e che hanno bisogno di una sempre maggiore sensibilizzazione per essere percepite come importanti. Il progetto presenta una ricca offerta formativa ed è particolarmente utile per le scuole perché aiuta ad allargare, ad ampliare il campo di interesse delle scuole, arricchire l'offerta formativa extracurricolare e andare incontro anche a un'esigenza delle scuole che sempre più si trovano a dover affrontare gli ambiti più diversi, quindi è necessario il supporto, l'aiuto e la collaborazione da parte delle altre agenzie formative del territorio. È un progetto complesso ma che ha un impatto decisamente rilevante nell'ambito dell'educazione e della formazione per vivacizzare sempre più quella comunità educante che è la scuola. Ma io credo che la scuola debba anche ritrovare nella vita degli studenti una centralità che forse negli ultimi anni si è un po' persa. Io ricordo, devo dire con piacere, quando andando a scuola la scuola era un po' il centro della nostra vita e anche attività diverse da quella strettamente connessa alle attività didattiche si svolgevano a scuola. Ecco, questi progetti aiutano a ridare centralità alla scuola in un momento in cui ha molta concorrenza, diciamo così, da altri interessi per gli studenti, sicuramente meno formativi. Penso siano tutti molto interessanti e soprattutto utili ai ragazzi anche negli anni futuri. Ci sono dei progetti che possono già dare un'idea di quella che può essere l'università, per esempio. Quindi sono decisamente positivi, ma hanno questa pecca. La difficoltà di questi progetti è l'adesione, perché nel momento in cui viene aperta la possibilità di iscrizione ci sono talmente tante connessioni che è molto difficile. Quindi ogni anno devo cercare di slittare su qualche, diciamo, qualche recupero, qualche progetto di recupero. L'attenzione sulle nuove tecnologie, sull'educazione economica degli studenti, sulla attenzione alle lingue straniere spesso usate come veicolo, no, comunicativo, come nel progetto della Fondazione Sandretto, sicuramente danno un valore aggiunto a questi progetti e li rendono di particolare interesse per le scuole. Siamo intanto alla 13ª edizione di questo progetto, che finora ha coinvolto 880.000 ragazzi nelle scuole del Piemonte e della Valle d'Aosta e che quest'anno si appresta a coinvolgerne altri 110-120.000 per raggiungere la bella cifra di 1 milione di ragazzi coinvolti in questo progetto.